Un saluto a tutti gli amici di JITCHINA.it. Altro smartwatch e altra recensione di JITCHINA.it. Oggi vi parlerò del Number One Sun S2, un dispositivo sicuramente molto atteso, anch'esso come quelli visti negli ultimi giorni, dotato di un display circolare. Ho dovuto ritardare però questa recensione per un problema alla basetta di ricarica che mi è arrivata con uno dei pin schiacciati e quindi in modo tale da non far contatto e quindi non ricaricare il dispositivo. Ho smontato la basetta, ho saldato al posto di un pin un piccolo pezzettino di metallo, riuscendo così a ricaricare lo smartwatch per qualche volta. Successivamente non sono più riuscito, tuttavia, come potrete immaginare, non è stato il miglior modo di iniziare dei test per un nuovo dispositivo, soprattutto per una questione dell'affidabilità mostrata dall'azienda, che comunque dovrebbe eseguire un controllo qualità decisamente migliore sui suoi prodotti. Ma dopo questa breve premessa partiamo con la recensione e vediamo velocemente il box di vendita, che è in cartoncino, è un cubo in cartoncino con un cartoncino superiore su cui è stampato il classico logo di Number One. All'interno di questa confezione troviamo lo smartwatch, che vedremo fra un po', qui sotto un manuale utente che è in lingua cinese ma anche inglese, eccolo qui, quindi sempre utile all'avvio, al primo avvio del dispositivo, e qui dentro vi faccio vedere il cavo USB micro USB e la basetta di ricarica. Aspettate un attimo che la prendo, l'ho messa qui, ve la faccio vedere. Eccola qui, una basetta di ricarica sulla quale, come vedete, sono state eseguite delle operazioni di modding, diciamo così. Però purtroppo è funzionato la prima volta, la seconda volta, quindi sono riuscito ad utilizzare per 2-3 giorni il dispositivo, ma nient'altro. Perfetto, quindi andiamo avanti con la recensione, abbiamo già parlato di questo problema, e vediamo lo smartwatch. Smartwatch di dimensioni di 46x52x13,5 mm di spessore, per un peso di 61 grammi, quindi anch'esso abbastanza leggero, e come gli altri smartwatch testati, un cinturino che, secondo l'azienda, è in vera pelle, come vedete c'è scritto anche qui, sembra di sì, e soprattutto sono presenti abbastanza fori per calzare su tutti i polsi. Il design di questo smartwatch è un po' diverso dagli altri, in quanto sembra più un cronografo, con una finitura sulla cassa che però a mio avviso è un po' di cattivo gusto, la chiamerei e la definirei pacchiana. Dello smartwatch sono disponibili diverse varianti, anche una con cinturino in acciaio di diverse colorazioni. La parte sottostante alla cassa è identica, con una disposizione diversa dei pin, a quello dello Zea Plus DM360, quindi in plastica, e tale da far sudare abbastanza durante l'utilizzo. Sulla stessa troviamo, oltre già citati pin, il sensore per la misurazione del battito cardiaco e per un'altra funzione, ovvero l'elettrocardiogramma, che però personalmente ritengo più una trovata di marketing che una reale funzionalità applicabile su uno smartwatch. Sulla cassa troviamo sul lato sinistro il tasto power del sensore di spegnimento standby, che vado a premere per accendere il dispositivo, e una fotocamera con risoluzione da 1.3 megapixel e per lo scatto di foto di 240x240 pixel, quindi difficilmente utilizzabili per una eventuale stampa. Sull'altro lato esclusivamente il microfono, nella parte posteriore abbiamo già visto cos'è presente, e quindi nella parte frontale invece abbiamo, sono tutte le notifiche che stanno arrivando. Poi riconnetteremo successivamente il dispositivo, come vedete l'accensione si connette direttamente, e nella parte frontale abbiamo un display da 1.33 pollici con risoluzione 240x240 pixel, griglia dei pixel abbastanza visibile, come vedete soprattutto sui contorni delle applicazioni, e da questo punto di vista per me l'esperienza di utilizzo è molto penalizzata, in quanto si nota che lo stesso è un dispositivo low cost, nonostante il tentativo di farlo apparire un dispositivo premium. Il touchscreen è sicuramente abbastanza reattivo, come vedete, ovviamente con i limiti che si riscontrano sempre su un display così piccolo e soprattutto con delle icone così piccole, come abbiamo già detto per lo Zea Plus DM360. Il processore installato è diverso da quello visto sugli altri smartwatch, in quanto è un MT6260, sempre di MediaTek, comunque sufficiente a far girare bene questo dispositivo, e da questo punto di vista un po' tutti gli smartwatch girano abbastanza bene. Non è presente la funzione di riattivazione del display con il movimento del polso, vi faccio vedere, ovvero questo qui, quindi una gesture che per me è molto importante ma che non è presente su questo smartwatch. Il software è multilanguage, abbiamo
la lingua italiana, che è tradotta abbastanza bene, ovviamente ci sono sempre delle dizioni non perfette, e ovviamente sarà necessario, prima di iniziare, scaricare l'applicazione mediante la lettura del QR code che è tra le applicazioni, eccolo qui, è questo qui. Applicazione che vi faccio vedere è un po' diversa da quella che abbiamo visto per gli altri smartwatch, eccola qui, un'applicazione che però non riporta addirittura il conteggio totale dei passi eseguiti, anche in questo caso comunque un conteggio che viene riavviato giorno dopo giorno, quindi non abbiamo uno storico dello stesso, lo stesso per il monitoraggio del sonno, e soprattutto un conteggio che deve essere avviato ogni volta all'avvio del dispositivo e che è decisamente sballato, in quanto i passi sono davvero sovrastimati, si parla di circa il 30-40% in più di quelli che invece realmente si vanno ad eseguire. Abbiamo un promemoria per la sedentarietà, il monitoraggio del sonno l'abbiamo visto già, nelle impostazioni abbiamo tutte le classiche impostazioni che troviamo sugli smartwatch che abbiamo visto, la sveglia, si possono impostare più sveglie, una calcolatrice, qui ci conviene andare indietro così, profilo utente, quindi per andare a impostare il suono e attivare anche la vibrazione per la ricezione di notifiche e chiamate, il manager di file che chiaramente va a richiamare quelle che sono le immagini o i video principalmente che abbiamo eseguito con la fotocamera, in quanto si possono registrare anche dei video, immagini che vengono scattate quindi a 240x240, lo abbiamo detto già, audio player che è una audio player che purtroppo è abbastanza, devo dire, inutile, in quanto vi farò vedere, va semplicemente a richiamare il brano che, eccolo qui, l'ultimo brano eseguito sul dispositivo, ma ve lo farà ascoltare direttamente sullo smartwatch, quindi una funzione che per quanto vi riguarda mi sembra abbastanza inutile. Macchina fotografica ci dà la possibilità, vi faccio vedere, di andare ad utilizzare lo smartwatch come se fosse una macchina fotografica, appunto una fotocamera, e quindi per lo scatto di foto andiamo a scattare una foto, vedete, basta sbagliare un attimo e si va nelle impostazioni, quindi la foto è stata scattata, ovviamente foto che non sono utilizzabili per la stampa, sono principalmente di natura, diciamo così, potrebbero servire a chi vuole spiare qualcuno, e lo stesso per i video che si possono registrare, ma chiaramente hanno una funzionalità davvero molto molto limitata da questo punto di vista. In galleria, in video player, troviamo foto e video scattati, registratore di suoni ci permette di registrare degli audio con una qualità diciamo discreta, in frequenza cardiaca abbiamo la possibilità di misurare i battiti, ovviamente la misurazione deve essere avviata ogni volta, vediamo quanto ci mette, la misurazione è abbastanza precisa devo dire, anche se a volte riporta dei dati che sono davvero molto alti. In quest'altro menu invece la misura della temperatura basale, che per quanto mi riguarda non serve a tanto, soprattutto perché la misura non penso sia davvero molto precisa, riporta quindi la temperatura che sarebbe quella appena svegli, ovvero quella prima di fare qualsiasi attività. Ed infine abbiamo l'elettrocardiogramma, e qui ci divertiamo perché possiamo vedere anche delle onde, le varie onde dell'elettrocardiogramma, che però personalmente non trovo molto sensata come cosa su uno smartwatch. Come vedete ci sono queste onde, magari è anche funzionante, però sinceramente io diffido molto da questo tipo di funzionalità, non per partito preso, ma perché comunque mi sembra molto strano che uno smartwatch che mostra dei bug su cose magari molto semplici possa davvero funzionare su una funzionalità così importante. Per quanto riguarda l'interfaccia, abbiamo sulla home le icone in alto che sono quelle del Bluetooth, il collegamento al dispositivo per la riproduzione audio come abbiamo visto, e poi dei quadranti che sono attivabili con una seconda pressione del tasto power, e che possono essere modificati semplicemente con una pressione, con un tap sul display. La batteria invece è un'unità da 350 mAh, come avete visto abbiamo anche
Il quadrante Rolex ovviamente è quindi number one da questo punto di vista, non si smentisce. Batteria da 350 mAh, quindi sulla carta leggermente più grande rispetto alle altre viste sugli smartphone, sugli smartwatch recensiti di recente, ma probabilmente un dato falso in quanto non ho notato un miglioramento delle prestazioni, anzi forse l'autonomia è leggermente inferiore a quello dello Zero Plus. Comunque un giorno di utilizzo intenso si riesce a fare sicuramente. Nell'interfaccia troviamo quindi il quadrante, oppure la possibilità di visualizzare ora, data e giorno, o andare velocemente con questi shortcut alle chiamate, quindi alla lista della chiamata o alla lista dei messaggi ai quali è possibile anche rispondere, come abbiamo visto precedentemente. Il vantaggio di questo number one Sun S2 è sicuramente il prezzo, siamo su circa 50 euro con spedizione dalla Cina ovviamente, ma personalmente continuo a non consigliare questi dispositivi in quanto necessitano di ottimizzazione, ed un po' come quando sul mercato sono apparsi i primi smartphone cinesi, stiamo assistendo quindi alla presenza di smartwatch che sembrano voler migliorare ma che mancano ancora di funzioni molto importanti e soprattutto di un'ottimizzazione software, con la differenza però che, a differenza di quando sono comparsi i primi smartphone cinesi, oggi il mercato è davvero molto più variegato e offre davvero tante soluzioni anche per quanto riguarda gli smartwatch. A titolo informativo vi dico comunque che il number one Sun S2 è disponibile su gearbest.com e troverete il link per l'acquisto direttamente in descrizione, ovvero nell'articolo linkato in descrizione. Per questa recensione quindi da Mario è tutto, io come sempre vi chiedo di mettere un like al video, condividerlo e soprattutto iscrivervi al canale per non perdere le prossime prove. Grazie.